E invece vi volevo dire, vi volevo dare una, come dire, un consiglio. C'è quella parola in inglese bello, quando dice un tip, no? Un hint. Bravo, oh, un hint. Sì. Comunque, un consiglio per riconoscere un idiota. Allora, basta collegarsi dalle 9 alle 10 su Radio DJ, ma a parte questo, perché così è facile, perché sono qua che parlo, è facile, ma se io fossi dentro in un'officina, come fai a sapere di schiena quando passi che sono un idiota, capito? Qua almeno si vede. Allora, vi spiego questa cosa meravigliosa. Ci metti la voce di quello là? Vuoi? Ma sì, perché vuoi? Va. The best way to spot an idiot: look for the person who is cruel. Cruel? Let me explain. When we see someone who doesn't look like us, or sound like us, or act like us, or love like us. Rispetto per il governatore Pritzker. Questo è un governatore degli Stati Uniti, dell'Illinois? Sì, allora, il modo migliore per individuare un idiota è cercare la persona più crudele. Ora vi spiego. Quando vediamo qualcuno che non ci somiglia e non parla come noi, o non si comporta come noi, non ama come noi, o non vive come noi, il primo pensiero che attraversa il nostro cervello è radicato nella paura, nel giudizio o in entrambi. E questo è bene, perché questa è l'evoluzione. Siamo sopravvissuti come specie diffidando di cose che non ci erano familiari. Qui ci siamo. Per essere gentili dobbiamo spegnere l'istinto animale e costringere il nostro cervello a percorrere un percorso diverso. Abbiamo fatto il discorso prima dell'evoluzione, quando una persona è evoluta. Empatia e compassione sono stati d'animo evolutivi. Richiedono la capacità mentale di superare i nostri impulsi più primordiali. Questa potrebbe essere una valutazione sorprendente, perché a un certo punto la nostra società è arrivata a credere che la crudeltà armata sia parte di un piano generale ben congegnato. La crudeltà è vista da alcuni come una clava per conquistare il potere. L'empatia e la gentilezza sono considerate debolezze. Molte persone importanti considerano i più vulnerabili solo come i pioli di una scala che porta verso la cima. Sono qui per dirti che quando qualcuno fa cose crudeli ha fallito il primo test della società avanzata. Scusatemi se ve la rileggo. Sono qui per dirti che quando qualcuno fa cose crudeli ha fallito il primo test della società avanzata. Non ha mai creato nuovi percorsi mentali per superare le sue paure istintive, e quindi il suo pensiero, la sua capacità di risoluzione dei problemi mancheranno dell'immaginazione e della creatività di cui invece le persone gentili abbondano. Nel corso dei miei molti anni in politica e negli affari ho scoperto una regola che vale sempre: la persona più gentile nella stanza è spesso la più intelligente.